Sono giorni decisivi per il destino della FIMER di Terranuova Bracciolini, a testimoniare l'importanza dell'avvertenza e la presenza del ministro del lavoro Andrea Orlando per parlare con istituzioni locali e sindacati. Il governo si muoverà con un tavolo che è già convocato per i prossimi giorni per seguire lo sviluppo degli assetti proprietari e le eventuali ricadute sullo stabilimento. La FIMER occupa 450 dipendenti, ma sono molte le imprese locali che lavorano nell'indotto e che danno lavoro a circa 350 persone. Si parla dunque di quasi 800 persone che dipendono dall'azienda di Terranuova, che sta vivendo una fase molto delicata e che ora necessita di un alto livello di attenzione. Non è la prima volta che Orlando viene nella vallata per farsi relazionare su criticità aziendali. Nel marzo scorso fece tappa a Figline per manifestare la sua vicinanza ai lavoratori della Bekaert, fare il punto della situazione e confrontarsi sul possibile utilizzo dei nuovi strumenti definiti con il cosiddetto decreto sostegno. Il Ministero del Lavoro sarà attento e vigile in questi passaggi, assicurerà tutti i contributi necessari per azioni di rilancio, per eventuali investitori che vogliono andare in questa direzione e contemporaneamente manifesterà grande attenzione affinché non ci siano misure che possano ridurre la capacità produttiva occupazionale. Quella della FIMER è ancora una partita tutta da giocare. Intanto, come annunciato, è arrivata la convocazione al Ministero dello Sviluppo Economico, la seconda nel giro di un mese. L'appuntamento è a Roma alle 14 di giovedì 10 febbraio. Si sta presentando l'opportunità anche di nuovi proprietari, ma proprio per questo dobbiamo essere molto vigili, molto vicini. Ecco che questo patto d'unità d'azione fra Ministero del Lavoro, Regione Toscana, comuni, organizzazioni sindacali, è proprio perché questa realtà non vada in mano di chi poi non sa gestirla come inevitabilmente talvolta si è presentato e come elementi di crisi qui prospettano.